Venite a me e ascoltate. Ora vi dico qual è la vera felicità per l'uomo, affinché non vi lasciate travolgere dalle ricchezze e dai piaceri del mondo, che durano un solo istante, in paragone all'eternità della vita che vi aspetta. Beati i poveri spirito. Vuole venire dietro di me, deve prendere la sua croce. Vi garantisco però che grande sarà la ricompensa quando sarete consolati tra le braccia del Padre. Ma Signore, se uno mi deride, mi insulta o mi fa del male, non è giusto che io mi vendichi? Se amate solo coloro che vi amano, che merito avete? Anche coloro che vi trattano male lo fanno. Amate dunque i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, pregate per i vostri persecutori, siate sempre misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. E quando fate l'elemosina, non mettetevi in mostra per essere visti dagli uomini, ma fatelo in segreto e con umiltà,
e il Padre vostro, che tutto vede, saprà ricompensarvi. E anche quando pregate, fatelo in segreto e non muovete meccanicamente le labbra senza muovere il cuore. Fate che la sorgente della preghiera non sia il calcolo o l'interesse, ma l'amore. Quell'amore che induce a lodare Dio, a ringraziarlo, a chiedergli perdono e aiuto. Voi dunque, quando pregate, dite così: Padre nostro, che sei nei cieli,